sul problema della disoccupazione, un problema che affligge Augusta e dintorni, sentiamo Massimo Denaro su un particolare aspetto della disoccupazione. La disoccupazione è un po' anche in occupazione, c'è riduzione di ore, quindi una cosa un po' strana, ibrida, riguardo alla Marina Militare. Voi siete... Noi siamo in 53 dipendenti, alla operai, pulizia, no? Riguardando il settore delle pulizie all'interno della Marina Militare, nei vari appalti sparsi un po' in tutta la provincia di Siracusa. E da parecchi anni a questa parte non facciamo altro che subire tagli che costantemente ogni anno avvengono da parte del Ministero della Difesa. Quindi per noi diventa un problema, perché il Ministero della Difesa, non avendo più soldi per poter sostenere le ditte che lavorano all'interno dell'appalto, come l'appalto delle pulizie, non si riesce ad andare avanti, quindi il taglio si ripercuote sul singolo lavoratore e da parecchi anni questa situazione va avanti e siamo rimasti ormai con pochissime ore. Abbiamo chiesto la cassa integrazione, che molto probabilmente dovrebbe essere accettata, almeno questa è la speranza di noi lavoratori, ma lei consideri che io avevo, faccio un mio esempio su di me, avevo 34 ore lavorative settimanali, sono arrivato con 10 ore settimanali, quindi è un po' un'umiliazione anche allora, lavorativamente. Ma è possibile per voi ridurre il personale e avere ore in più per noi? Guardi, la riduzione del personale è un aspetto che riguarda l'azienda, però noi siamo tutti padri di famiglia, quindi quando io vado a sentire facciamo il 50% del taglio dei lavoratori, cioè anche gli altri hanno diritto a portare un qualcosa a casa, è molto facile, molto certo, semplice fare così, noi evitiamo questo, siamo tutti compatti e ci accontentiamo di quello che ora noi in passato con la nostra rassegna metropolitana abbiamo realizzato un'intervista a voi, eravate un gruppo e allora poi ci fu la risposta, fu detto che l'ammiraglio Camerini, comandante di Mare Sicilia, aveva detto che c'era una qualche prospettiva. Com'è finita da quel momento? Noi abbiamo realizzato un'intervista, se non mi ricordo male, intorno a novembre del 2013. Perfetto, da quel fatto là praticamente non è successo niente, perché l'ammiraglio a quanto sembra è andato a Roma a vedere se c'era economicamente la possibilità di poter sostenere il tutto e invece non è stato così. Noi siamo col taglio che ancora è andato a peggiorare nei nostri confronti. Hanno fatto anche un taglio, devo dire, lavorativamente, perché infatti noi adesso siamo tutti concentrati in pochissimi posti, parlo di 53 persone, e quindi molti servizi non si coprono più e quindi hanno fatto in un certo senso il doppio gioco. Ok, non fai questo, ti do meno e siamo tutti in questa condizione che è... Oh mio Dio, la cassa integrazione durerà 3 anni, ma noi quello che ci auguriamo noi come lavoratori è quello che possa arrivare uno spiraglio, un qualcosa che possa... Questa cosa, ecco, io ve lo auguro, questa cosa mi ricorda tanto il paradosso italiano, sì, vale a dire che spendiamo fior di quattrini per i profughi, con tutto il rispetto per i profughi, perfetto, e poi abbiamo gli italiani, perfetto, che vivono nelle roulotte o peggio ancora, e in questo caso spendiamo fior di quattrini per Mare Nostrum, perfetto, e poi lasciamo la nostra gente in queste condizioni. Grazie allora. Grazie a voi.